merga dalle riflessioni che fai è che probabilmente spesso l'incapacità di costruire processi partecipativi e decisionali coinvolgenti abbia a che fare con, come dire, delle gabbie culturali, no? In cui soggetti diversi in qualche modo dovrebbero contribuire a costruire questi processi, si chiudono e non permettendo di poi sviluppare dei percorsi. E probabilmente questa è un po' la premessa del tuo ragionamento. Provvediamo un po' a... Sì. Beh, intanto grazie molte di avermi invitato, sono molto contenta di essere qua, grazie di essere venuti in una serata così tempestosa e poco favorevole a uscire di casa. Per me è particolarmente importante essere qua oggi perché, come ricordava giustamente Paolo, anche sono molto contenta della presenza di Marco, mi spiace tantissimo però che non è qua, però la vicinanza con il caso Dal Molin di Vicenza è una delle ragioni principali per cui sono contenta di essere qui. Non siamo a Vicenza, però insomma è un caso che sicuramente conoscete, perché considero quel caso un punto di riferimento a livello nazionale. Ne parlo nel libro impropriamente, quindi mi dà anche l'occasione di fare un momento di correzione. Ma il fatto che nel libro io ne parli impropriamente non significa che quello che volevo dire in quel messaggio non lo condivida, mi spiego. Io l'unico caso nel libro di cui parlo che non ho gestito direttamente è il caso della lotta alla base militare e alla evoluzione. All'evoluzione di quel conflitto, senza la negazione del conflitto, ma l'evoluzione di quel conflitto in un dialogo su che cosa fare di quell'area che è stata recuperata, un'area importante di 650.000 metri quadrati per usi non militari. Come? Il parco della pace. Sì, non lo chiamo neanche ancora parco, perché non perché so che sarà destinato a un parco. Ma quando io ho scritto quel libro un anno fa, in pochissimo tempo, come un'urgenza, dopo i grandi scontri del marzo dell'anno scorso in Valsusa, io abito a Torino, per cui per me la ferita del conflitto in Valsusa è una cosa molto presente, ma anche nella nostra quotidianità si incontrano continuamente persone che ti chiedono: ma tu da che parte stai? Tu sei no-TAV, sei pro-TAV? Schierati. E in particolare, anche se erano diversi anni che questo editore, Chiare Lettere, è un'impresa editrice indipendente che fa libri un po' scomodi, forse la conoscete, erano un po' di anni che l'editore mi chiedeva di fare un libro sui percorsi partecipativi e io non avevo mai trovato l'urgenza di mettermi a scrivere, perché io sono impegnata nel fare, io mi occupo di percorsi partecipativi dal 92, ho fondato un gruppo che si chiama Avventura Urbana nel 92, e sono 20 anni, quasi 21, che pratica questo approccio con molte evoluzioni, perché non si finisce mai di imparare. Un anno fa però lo scontro sulla TAV, probabilmente una situazione simile a quella che avete vissuto voi quando ci sono stati grossi scontri, grosse manifestazioni, anche per no alla base militare, che purtroppo non sono riuscite a impedire la realizzazione di questo intervento. Ecco, in quel momento io ho sentito un grande senso di impotenza. Se noi che ci occupiamo di cercare delle soluzioni che tengano conto degli interessi di tutti, che rispettino l'ambiente, ma che tengano conto anche delle esigenze dello sviluppo economico, quindi soluzioni che si rifiutano di scegliere fra, per esempio, ambiente e salute, pensate all'Ilva di Taranto. Cioè, i conflitti nella nostra società ci vengono presentati sempre come se fossero dei dilemmi. Il caso della TAV è: vuoi lo sviluppo o vuoi l'ambiente e la salute dei tuoi figli? E questo modo di rappresentare i conflitti, di rappresentare le scelte, le decisioni pubbliche, molto spesso, quasi sempre, provoca il muro contro muro.
Molte volte, sempre di più, per fortuna, i cittadini si rifiutano di accettare questa logica e si oppongono a delle decisioni che non condividono, però con una logica simile a quella di chi propone i progetti, e spesso si arriva allo scontro. Allora, per chi si occupa come me da tanti anni di percorsi che cercano di mettere insieme tutti gli interessi per trovare delle soluzioni che non sono dei compromessi, ma che sono delle soluzioni, trovarsi di fronte agli scontri della TAV sempre più violenti, sempre più agguerriti, ma soprattutto verbalmente, era e tuttora un elemento di grande frustrazione. Ecco perché ho scritto questo libro, per dire che esiste un'alternativa, che arrivare allo scontro, quello che nel libro definisco la gabbia del conflitto, non è l'unico modo. Esistono dei metodi che però devono essere applicati prima che le decisioni siano prese, con delle tecniche, con degli strumenti, con delle condizioni, e poi se volete entreremo nel merito, perché mi piacerebbe anche che questa fosse un po' una conversazione. Noi cittadini possiamo avere un'alternativa. Infatti il libro è molto, si chiama Cosa fare, come fare, molto improntato a un'ottica pratica. Non si tratta di fare il discorso della democrazia, si tratta di mettere in pratica percorsi diversi di democrazia. Chiudo questo primo intervento tornando al caso Dal Molin. Cosa è successo? Io ho sentito raccontare questo caso da una persona che è Mao Valpiana, che è il presidente del Movimento Non Violento italiano, in una sede molto ufficiale. Ho creduto a quella versione dei fatti e l'ho riportata. Per mia grandissima fortuna, qualche mese dopo aver mandato alle stampe il libro, ho avuto l'opportunità di venire a lavorare a Vicenza insieme alle persone che hanno fatto la storia di questo movimento, perché il comune di Vicenza, sono consulente del comune di Vicenza per aiutare il percorso partecipativo, accompagnare con questi strumenti il percorso partecipativo per la definizione del Parco della Pace. Siamo proprio all'inizio, e quindi ho avuto la possibilità di incontrare le persone, parlare con le persone e rendermi conto che quella storia era stata raccontata male, al contrario, ma non quello che è il motivo per cui io ho scritto quel caso, perché quel caso, secondo me, avendovi conosciuto, conferma la mia idea che si può essere contro e avere dei valori, ma pur tuttavia riuscire a mantenere fermi i propri valori, ma decidere che è opportuno raccogliere un'opportunità, come in questo caso il riutilizzo di un'area molto grande, anche per sottrarla a futuri eventuali usi militari. E questo quindi implica comunque una scelta di dialogo che io trovo nel caso poi del movimento contro la base, che si è protratto per così tanto tempo con una resistenza a mio avviso eroica, la capacità poi di sedersi al tavolo con l'amministrazione e di discutere anche di che cosa fare su quell'area, io lo trovo un esempio encomiabile, e vi assicuro non esistono tanti altri nel nostro paese. E quindi penso che io sono qua principalmente per imparare da loro, e poi conosco un po' di tecniche che, se volete, posso mettere a disposizione. Spero di avervi fatto il mio voglio di legge. Sfogliando, c'è un capitolo che probabilmente per noi è interessante in vista della scuola dei luoghi comuni, che è quello in cui parli del superamento della democrazia della rappresentanza, in qualche maniera della costruzione di alcuni strumenti di democrazia deliberativa, che è un tema importante che abbiamo affrontato in questi mesi di costruzione della scuola dei comuni. È emerso, ed è emerso nel senso di dire: attenzione, che la partecipazione alla cittadinanza non può essere solo un diritto di tribuna, tra virgolette, no? Ma deve essere un qualcosa di più, che possa agire sulle scelte, non solo, questa è stata la discussione anche delle ultime settimane, che poi riportiamo all'interno della scuola dei beni comuni, non solo quando ha a che fare con una grande scelta, ma anche nella vita quotidiana,
di più, quello che è emerso è stato non solo con gli enti, quindi il comune, ma anche per esempio con dei soggetti che gestiscono delle risorse importanti per tutti, come le società partecipate, e che molto spesso hanno un livello di, come dire, coinvolgimento della cittadinanza molto molto basso. E tu qui mi pare presenti alcuni strumenti sperimentati magari anche in altri paesi di democrazia deliberativa, ovvero di democrazia dove delle tecniche in cui i cittadini vengono coinvolti attivamente nelle scelte. Ma credo che poi questa è una discussione che rifaremo a scuola dei beni comuni, ce li presenti. Io dico quasi sempre cose abbastanza scomode e che non incontrano il consenso della maggior parte delle persone. Ve ne dico subito una. Spesso si fa, e questo lo cerco di spiegarlo nel libro, si fa l'equazione democrazia partecipativa, cioè coinvolgere i cittadini portatori di interessi, uguale prendere le decisioni, che un po' quello che tu dicevi non è così, deve poter contare un cittadino che partecipa. Io invece dico la democrazia deliberativa, vi spiego poi cosa vuol dire il termine deliberativo, perché tecnicamente si fa una gran confusione. Se voi guardate il dibattito sui giornali, specialmente dalle elezioni in cui ha preso un grande consenso il Movimento 5 Stelle, tutti ne parlano e confondono la democrazia deliberativa con quella diretta, con quella partecipativa, con quella rappresentativa. Cioè, c'è una grande carenza nel nostro paese di un dibattito alto e diciamo informato su questi argomenti, quindi vale la pena fare dei distinguo. Io nel libro cerco di farli. La democrazia, chiamiamola però la partecipativa, si caratterizza per essere un confronto basato su argomenti, quindi non può essere per esempio una consultazione su web o un referendum. Quello va benissimo, il referendum è un istituto della nostra democrazia, è una pratica di democrazia diretta, esattamente come i sistemi elettorali. Quando vado a votare nell'urna, se vado a votare per un referendum, scelgo fra due alternative, sì o no a un quesito. La democrazia partecipativa invece parte da un altro presupposto: io affronto il problema, ne discuto e cerco altre soluzioni che inizialmente non erano chiare, non erano date. Magari il motivo per cui apro quel tavolo è perché ci sono due posizioni, il sì e il no, il bianco e il nero, ma attraverso il confronto, se c'è ascolto reciproco, quasi sempre, io direi anche sempre, c'è apprendimento. E se c'è apprendimento, si entra in un ambito che genera delle sorprese, cioè delle soluzioni che inizialmente non erano evidenti, perché si fa fatica ad ascoltare, perché viviamo in una cultura che tende a farci arroccare, no? Per difendere i nostri valori, anche perché viviamo in una cultura dove se non difendi i tuoi valori te li sottraggono. Cioè, sul tema dei diritti in Italia non siamo molto avanti, purtroppo, rispetto ad altri paesi. Ecco, torno alla democrazia deliberativa. Questa democrazia basata sul confronto fra argomenti, ci sono poi molte tecniche, io nel libro presento tre famiglie di strumenti, a mio avviso deve essere di supporto alla democrazia rappresentativa. Cioè, se c'è un consiglio comunale che è stato eletto democraticamente, non si può immaginare, secondo me non è neanche giusto, che una giuria di cittadini estratti a sorte, magari di 20 persone, prenda una decisione nell'interesse di tutta la cittadinanza, immaginiamo il comune di Sant'Orso, sulla testa del consiglio comunale. Cioè, il rapporto, a mio avviso, adeguato è che il sindaco, la giunta, il consiglio comunale sospendono la decisione su quell'argomento se non hanno sufficienti elementi per capire quali sono le varie alternative, le possibilità di intervento, ascoltano tutti i punti di vista utilizzando degli strumenti di democrazia deliberativa, dopo aver ascoltato tutti gli argomenti prendono una decisione consapevole, questo è importantissimo, argomentando pubblicamente perché. Cioè, io preferisco un consiglio comunale che per legge si impegna ad argomentare pubblicamente, a dire pubblicamente, dopo aver sentito tutti, perché prende quella decisione,
mi sento più garantita come cittadino, piuttosto che un consiglio comunale, una giunta che semplicemente prende per buono il verdetto di una giuria dei cittadini. Perché dico questo? Perché purtroppo nelle forme di partecipazione si nascondono anche cose buone e cose cattive. Cioè, a me è capitato tantissime volte di vedere, chiamiamole assemblee, ma non è l'assemblea lo strumento, no? Gruppi di lavoro, gruppi di cittadini estratti a sorte, momenti di partecipazione con tentativi di strumentalizzazione da parte di poteri altrettanto forti di quelli che teoricamente si voleva, come dire, non dico contrastare ma bilanciare. E quindi bisogna stare molto attenti, e purtroppo in Italia è un po' passato questo messaggio: se una cosa è partecipata è buona, no? Non è che se una cosa è partecipata è buona. Come è fatta? Chi l'ha gestita? Con quali premesse? Con quali condizioni? E poi magari, se volete, possiamo scendere degli esempi concreti. Faccio un caso di un comune dove mi è capitato di lavorare, che ha le dimensioni un po' di questo, vabbè, un pochino più grande, ma poco, un comune di 10.000 abitanti, ne parlavamo prima di entrare, nella provincia di Pisa, che è la zona detta comprensorio del cuoio, dove ci sono tutte le fabbriche, tutte le concerie che producono praticamente i pellami delle nostre scarpe, delle nostre borse, di tutto. Ed è una zona molto inquinata, perché è una zona che è in cui la conceria è forse una delle industrie più inquinanti in assoluto, insieme a poche altre, per cui fra fanghi di depurazione, fra esalazioni di solventi di ogni genere, è una zona che negli ultimi 40 anni ha visto costruire sul proprio territorio diciamo strutture di ogni tipo, sia quelle per la produzione sia quelle per lo smaltimento dei rifiuti della produzione. Quindi allora lì il tema era una piccola, ma no, neanche piccola, comunque un imprenditore vuole realizzare un piccolissimo impianto per la gestione dei rifiuti, un pirogassificatore, che non è un inceneritore, è una cosa che è sempre una tecnologia a caldo, nel senso che scalda i rifiuti e poi il gas che si genera viene bruciato per produrre energia. Questo è un impianto molto piccolo, viene addirittura descritto dalla dirigente della provincia di Pisa all'ambiente una stufetta, che non ha nulla a che vedere come potere inquinante rispetto a quello che è una conceria o uno degli impianti di depurazione o di smaltimento attualmente che già esistono. Il comune non ha il coraggio, cioè in realtà avvia delle trattative, come spesso avviene, come forse è avvenuto anche a Vicenza con i militari, avvia delle trattative nascoste con questi imprenditori per realizzare questo impianto. Qualcuno se ne accorge, la cosa esce sui giornali, il comune si ritrova in blocco, non sa più cosa dire, lo autorizzo o non lo autorizzo questo impianto? Chiamiamo Ventura Urbana e facciamo un percorso partecipativo, al termine del quale i cittadini che hanno partecipato a questo percorso diranno qual è il loro verdetto, lo vogliamo o non lo vogliamo l'impianto? Visto che i fondi per realizzare questo percorso partecipativo sono dati dall'autorità regionale della Toscana per la partecipazione, la persona che è dell'autorità dice si usa questo metodo, che è la giuria dei cittadini. La giuria dei cittadini è, immaginatevi la giuria di un processo all'americano, la giuria popolare della Corte d'Assise, no, del nostro ordinamento, che sono non so bene quali casi, però sono rari i casi di una giuria popolare, normalmente la giuria non è popolare. Si estraggono a sorte 20 cittadini, in quel caso erano 45, 50, quindi su un comune di 10.000 abitanti 50 cittadini estratti a sorte, vuol dire che la società specializzata che è stata chiamata ha telefonato quasi a tutti i cittadini. La percentuale di risposte negative a questo invito, volete partecipare alla giuria, sono 5 incontri per decidere questa cosa, il 98% ha detto di no.
Di solito la media è 95. No, è così, sono le statistiche. In Toscana la media è che ti dice sì il 5% delle persone. In questo strumento per la giuria dei cittadini si dà un incentivo economico alle persone, gli si dice ti diamo un gettone che di solito è 50 euro o 60 euro al giorno per ripagare la giornata lavorativa o almeno parte della giornata lavorativa e per non avere solo pensionati, perché con questo strumento il campione estratto a sorte ti dovrebbe permettere di avere un campione rappresentativo statisticamente della popolazione per donne, fasce d'età, occupazione, quindi come un piccolo universo riunito in una stanza. Troverete il caso raccontato nel libro, ma ve la faccio breve. Io dentro questo campione di cittadini estratti a sorte avevo tutti i principali leader dell'opposizione politica al governo di Castelfranco, quindi il leader, il marito della leader del comitato contro il pirogassificatore era il capogruppo del Partito della Libertà in commissione, in consiglio, l'altro era dell'UDC, quell'altro, quindi componente politica altissima, un sacco di persone fuori di testa, veramente fuori di testa. Cioè, fuori di testa vuol dire alzarsi, urlare, poi andare via sbattendo la porta. Ma tipo su 50 ne avrò avuto almeno 5 che erano note alle autorità per essere fuori. Quelli che restavano erano persone che vivevano nell'immediato intorno dell'impianto, dove questo impiantino sta in una fabbrica dove poi ci sono delle colline molto belle e delle villone abitate dai ricchi della zona, che ovviamente non vogliono vedere abbassato il valore immobiliare delle loro abitazioni. Tutti questi hanno detto di sì e sono venuti. E poi ce ne saranno stati 6 o 7, diciamo, che sono venuti per curiosità. Questo era il mio campione stretto a sorte. Vi assicuro che sono uscita di lì più morta che viva. Per di più, per gestire il processo in modo equilibrato, avevamo detto facciamo un comitato di garanzia che decide di quali argomenti parliamo, quali esperti invitiamo, perché non è che possiamo invitare solo esperti favorevoli agli impianti oppure solo esperti iperambientalisti che non vogliono fare nessun impianto, solo rifiuti zero, ma bisogna avere degli esperti equilibrati. Quindi questi cittadini venivano fatti incontrare con delle coppie di esperti, 3 o 4 esperti, accuratamente scelti per rappresentare tutti i punti di vista. Però il comitato di garanzia, che era formato da saggi del comune che doveva scegliere gli esperti, tutti i rappresentanti dell'industria conciaria, avevamo 4 posti destinati ai conciatori, non sono mai venuti. Provate a immaginare perché. Come mai i conciatori non volevano far pesare la voce dell'interesse dell'industria conciaria in un processo partecipativo che avrebbe dovuto autorizzare proprio un impianto per smaltire i rifiuti dell'industria del cuoio? E poi lo potevi fare anche con loro? Lo stesso percorso? No, perché loro l'hanno boicottato il percorso esplicitamente. No, nel senso che lo potevi fare anche sulle loro istituzioni produttive. Ma loro sarebbero stati felicissimi. Infatti poi ti dico come è andata a finire, l'ho scoperto dopo. Loro hanno boicottato quel processo perché quell'impianto non era dell'associazione conciatori, ma era di una impresa. Quindi pensi di farti i tuoi affari da solo e noi ti boicottiamo. E tanto hanno fatto che hanno fatto dire di no all'impianto. Ma i cittadini, quelli più, diciamo, meno condizionati dai propri interessi privati, più conoscevano l'impianto, più si rendevano conto che non solo non faceva male, ma accendendo quell'impianto se ne spegneva un altro che faceva molto più male. Questa è una... Avevamo chiamato il direttore dell'Istituto dei Tumori di Genova, che è famoso per le sue posizioni di cautela, no? Principio di precauzione. Ve la faccio breve, il concetto è che in realtà dentro quel gruppo di cittadini si era concentrato il peggio dei condizionamenti dei poteri forti e i veri interessi dei cittadini di Castelfranco, che sono quelli che
non vedranno il pirogassificatore, che è il massimo della tecnologia realizzato, ma continuano ad avere eco espanso, che è un inceneritore terrificante che ammorba tutta l'area. Effettivamente ci sono valori di morbo di Hodgkin, di leucemie nei bambini, malattie respiratorie altissimi, continua a rimanere acceso. Io so che lì ho buttato una pietra nello stagno, adesso però mi piacerebbe sentire le reazioni di questo racconto. Ah, ecco, quando abbiamo chiuso il processo con un no al pirogassificatore, i conciatori si sono poi messi d'accordo con l'impresa e adesso lo fanno insieme con Sortile, così ci guadagnano loro. In barba? Come? Nello stesso posto. No, decidono loro dove, ma più molto più grande. Quindi quello che voglio dire è che bisogna fare attenzione, perché i poteri forti che prendono delle decisioni, se non si fa attenzione, usano questi processi. O usano, boicottano, manovrano. Ci poteva essere un altro sistema di coinvolgimento? Certo, poteva esserci un altro sistema. In quel caso, infatti, io nel libro dico, gli esperimenti deliberativi, che sono questi strumenti con i campioni estratti a sorte, secondo me sono in teoria bellissimi, in pratica non dico che non funzionino, dipende. Se io faccio un campione estratto a sorte di 200 persone su un'intera provincia, mettiamo la provincia di Vicenza, quindi ho dei numeri diversi, le persone a cui io telefono non si conoscono, il tema non è così caldo, per cui non ce l'ho sotto casa, ma è un tema più generale, allora può funzionare. Ma se io sono su un comune piccolo in cui tutti si conoscono, basta un passaparola. Il comitato capeggiato dal capogruppo del PDL aveva fatto passare la voce e dite tutti di no, e ti metti contro il capopopolo. E quindi un po' quello, un po' i timori di esporsi, un po' un mondo dove hanno sempre tutte le decisioni, non so come funziona Sant'Orso, ma lì tutte le decisioni che riguardano l'occupazione, l'industria conciaria e la politica sono sempre state consociative, cioè sono sempre state decise insieme. Quindi arriva un soggetto esterno da Torino che gestisce un gruppo di cittadini estratti a sorte, ma siamo impazziti? Cioè, voi non avete idea degli articoli su web, soprattutto, di attacchi personali anche, perché l'obiettivo lì era distruggerlo quel processo. È un caso, come dire, vi ho raccontato una storia negativa, ma ce ne sono tante di positive. Vi ho raccontato la storia negativa per dire che in quel caso l'uso di uno strumento che di per sé non è sbagliato, ma nel contesto sbagliato, quando l'autorità gli aveva detto fai una giuria dei cittadini, se no non ti dai soldi, io gli avevo detto no, non funziona, qua ci vuole uno strumento di gestione dei conflitti, io voglio avere al tavolo i conciatori, gli ambientalisti, e dobbiamo trovare una soluzione insieme, non è il pirogassificatore, bene, qual è la soluzione? Però spegniamo eco espanso. E però non ho potuto negoziare. Bisogna sempre poter negoziare il metodo. Ci sono tanti altri casi che, vabbè, io penso che si impari di più dai fallimenti che dai successi, questa è un po' una cosa che ho imparato, però ci sono tanti altri casi dove se si ha la possibilità di aggiustare il tiro, ci si rende conto che ci sono delle cose che non funzionano, si modificano in corso d'opera. Non so se volete fare degli esempi voi. Quando si può fare un esempio, se possibile, che c'è anche molto vicino e che conosciamo un po' tutti, penso, e che ha delle similitudini rispetto all'argomento che affrontavi adesso. Cioè, qui la banana abbiamo una cava che sta per essere riempita con autorizzazione di rifiuto, viene definito inerte, però sarà rifiuto pericoloso perché i codici permettono anche dei rifiuti pericolosi. La popolazione, è nato un comitato, ha raccolto 3.000 firme in paese, però c'è un problema. Il proprietario che sta per aprire questa cava, allora ha dipinto la chiesa,
ha acquistato giubbotti, scarpe, pantaloni, ha vestito tutta una generazione perché è padrone della squadra di calcio e adesso ha anche acquisito forse Vicenza e altre squadre, quindi il calcio qui da noi purtroppo non è d'accordo su tutto, è esageratamente lo sport per eccellenza. Adesso si propone di regalare lavori pubblici a Nastro da tutte le parti e festeggia di gente. Quindi, per tornare all'argomento, effettivamente di fronte a una selezione, siccome abbiamo avuto un percorso di dibattito e di discussione su questa cosa, e effettivamente un signore ha detto, beh, vabbè, a questo punto teniamo a casa i ragazzi dalla squadra di calcio, come protesta nei confronti di questo signore che ci vuole inquinare perché è sopra la falda, non sto qua a spiegare, la faccenda un po' complicata. Silenzio glaciale dentro un'assemblea d'auditorio, perché nessuno si espone. Effettivamente un metodo di questo tipo in questa situazione qua probabilmente non funzionerebbe, però d'altro canto sta succedendo un'altra cosa, che è la capacità di costruire il dibattito cittadino che sta facendo emergere la necessità di rompere questo meccanismo di, come dire, di essere soggiogati da questo tizio che elargisce soldi. E cioè quello che voglio dire di questo, cioè che probabilmente non è solo una dimensione di costruzione tecnica dello strumento, ma da dove si individua lo strumento, che potrebbe essere appunto tra virgolette il terreno del Consiglio Popolare piuttosto del Consiglio Popolare, che ne so, dell'Assemblea Popolare, però il luogo, probabilmente a quel luogo bisogna arrivare con una dimensione di dibattito, altrimenti sì, cioè, si corre il rischio di essere sterili sul dibattito e avere i poteri forti che arrivano, hanno la capacità, con le loro modalità, io dico tra virgolette quasi mafiose, sotto alcuni punti di vista, di... Ecco perché non può essere disgiunto, e in questo devo spezzare una lancia al Comune di Sant'Orso, proprio con questo percorso della scuola di beni comuni, no? Perché effettivamente, cioè, si comincia a lavorare sulle teste delle persone, si comincia a lavorare innalzare quel livello di attenzione alla vita, all'ambiente, all'uomo e alla donna, all'essere in sostanza, no? Che è un pelino superiore, che ti permette anche proprio di, qualora ci fossero questi luoghi, che a Sant'Orso non ci sono ancora, e speriamo che della scuola magari emergano idee su questo, qualora ci siano queste idee, vengono riempite da questa modalità di esserci, non dalla modalità dell'interesse, del soldo, del business. Cioè, capisco che gli altri hanno fatto il consorzio, si fanno i genitori per i fatti suoi, vai alla grande, gli hanno dato anche l'idea, tipo che... Sì, adesso sono in affari. Adesso io vi ho raccontato un caso negativo perché questo è uno strumento particolare che anche nel libro dico attenzione ai campioni estratti a sorte. Io prediligo sempre gli strumenti che portano al tavolo le persone che sono più interessate a quell'argomento, sia del pro che del contro, che del come, cioè, il concetto è che propongo e che ho visto sempre funzionare di più è quello di riunire il mondo in una stanza, dove però quel mondo ha lì dentro tutti coloro che sono interessati da quella decisione o che possono essere anche impattati da quella decisione, anche quelli più difficilmente rappresentabili come le future generazioni o le voci più deboli, pensiamo ai migranti o ai bambini, no? Quindi bisogna fare in modo che dentro quel tavolo, che non deve essere mai un'assemblea, deve sempre essere organizzato con degli strumenti che ti permettano di dividere le persone in piccoli gruppi, di avere informazione, c'è quel dibattito di cui parlavi tu, un dibattito informato non può avvenire in un'assemblea, deve avvenire in uno spazio dove anche, non so, avete visto, io sono arrivata qua, ho subito girato le sedie. Come si fa a parlare in una stanza dove io ho la schiena dell'altro davanti a me? Guardate che sono queste le cose che fanno la differenza.
noi tendiamo a dare per scontato tutto quello che riguarda l'ascolto, il dialogo. Ma come faccio io a parlare in una stanza se quando io parlo sono l'ultimo della fila e invece c'è un altro che è seduto più in alto? Già questo genera una simmetria. Poi non posso parlare di un argomento che non conosco, quindi tutti gli strumenti più interessanti sono quelli che ti permettono di avere un'informazione equilibrata sull'argomento di cui stai parlando, proprio per portare la discussione da un piano generale a un piano sostanziale. Come sono fatti questi rifiuti? Come è fatta questa cava? Come sono ste magliette della squadra di calcio? Perché comunque lo stesso argomento portato fuori in un'assemblea, se io mi sento in debito con quella persona perché lo reputo un benefattore, non so nulla di rifiuti pericolosi e quindi per me, cioè, tanto non è che lo vedo l'inquinamento, quindi faccio già fatica a capire. Non so che cosa sia questa cava, non so che alternative ha ci possono essere, perché mi dovrei esporre davanti magari a 200 persone in un'assemblea e cosa dico? Posso limitarmi a dire sono d'accordo o non sono d'accordo, è difficile che riesca a fare un proclama molto più approfondito. Se invece quelle stesse 200 persone sono divise in gruppi da 10, in ognuno di questi gruppi c'è un moderatore, una moderatrice che sa di cosa sta parlando, hanno ricevuto a casa un libretto informativo, hanno potuto parlare con degli esperti, ma non una campana, tutte le campane che gli hanno fatto vedere i diversi lati di un problema. Sanno che dalle 8 alle 9 si parla di rifiuti, dalle 9 alle 10 si parla di alternative, sto banalizzando, è un esempio, però è così che funziona. Io a quel punto nel mio gruppo di 10, aiutato da un facilitatore con il mio libretto in mano, qualcosa da dire lo trovo. Cioè, la vera quintessenza della democrazia deliberativa, io ho avuto la fortuna di lavorare con uno dei filosofi che l'ha inventata, si chiama Jim Fishkin, e proprio mi ricordo che gli avevo chiesto, ma spiegami esattamente cosa vuol dire per te democrazia deliberativa. E lui mi ha fatto questo esempio che mi ha illuminato. Non è tanto che se tu mi dai delle informazioni e poi mi chiedi una cosa, allora io cambio idea. Non è tanto il principio. Il principio è che io ho un'opinione che posso esprimere superficialmente. Quando vi fanno un sondaggio telefonico a casa, è il massimo della superficialità. Cioè, decidono gli altri la domanda, decidono gli altri le alternative di risposta, ti telefonano mentre sei sotto la doccia o stai stirando o stai facendo fare i compiti ai tuoi figli e ti devi pronunciare sull'acqua pubblica oppure su... Fatemi un esempio, io non rispondo mai al telefono a casa. Però ti fanno una domanda di cui tu non proprio rispondi la prima cosa e generalmente sei influenzato da quello che hai sentito alla televisione o hai letto sui giornali o hai sentito dire al bar o dalla tua vicina di casa. È vero o no? Cioè la tua opinione è lì, è acchiappata così, te la sei formata. Pare che gli studiosi, gli neuroscienziati hanno dimostrato che si crea l'opinione in giro di 3 secondi. Quindi io con una domanda posso crearti un'opinione che tu non avevi e magari poi quell'opinione dopo che l'hai detta, no? Allora, la democrazia deliberativa ti aiuta a fare un gesto di profondità e avvicinare la tua opinione ai tuoi valori. Cioè tu esprimerai un'opinione che assomiglia a quello che veramente senti che sia giusto difendere. Per poter entrare in contatto con la tua vera opinione te la devi costruire. E come te la costruisci? Ponderando, valutando delle conseguenze, no? Vi lascia perplessi questa definizione? No, mettetela alla prova, ditemi cosa ne pensate. È lì che si genera l'apprendimento. Sì, infatti, io la vedo come un mezzo formativo. Cioè, come? La vedo come un mezzo formativo di formazione, cioè le persone che non conoscono il problema lo conoscono e dopo lo valutano. Sì, però non c'è solo l'informazione, ci sono anche i valori. Quindi quando io ti dico guarda, su questa cosa non sono d'accordo con te, io la penso così,
in un piccolo gruppo, aiutato da un facilitatore con le informazioni, io riesco a spiegarti perché la vedo così. E quindi entrano in gioco i miei valori. Se io ho il valore della tutela dell'ambiente, quello che a me sta a cuore è la tutela dell'ambiente, non necessariamente un pirogassificatore, un grande inceneritore, una discarica. Quindi saprò valutare qual è la cosa migliore per l'ambiente. E magari la cosa migliore per l'ambiente, magari sì, magari no, cioè non è possibile dirlo a priori, perché io quei dati li ho visti e ho visto il bilancio ambientale, che è una cosa, adesso ne parliamo così sembrano cose ostiche, ma quei cittadini, per quanto ne avessi anche un po' di fuori di testa, dopo 170 domande, 170 di numero, non sto inventando, 170 domande e risposte con complessivamente 15 esperti che li abbiamo fatto incontrare, dall'epidemiologo dell'Università di Padova all'oncologo del Centro Tumore di Genova, a Rossano Ercolini del Movimento Rifiuti Zero, che ha persino vinto il Nobel dell'ambiente adesso, a quello che costruisce impianti, quei cittadini erano diventati più esperti degli esperti. Infatti alla fine i cittadini hanno fatto delle raccomandazioni scritte da loro, che se volete andatevele a vedere sul sito internet, cioè tanto di cappello. Hanno messo in fila tutte le priorità della programmazione provinciale dei rifiuti che deve avere una provincia, in quel caso la provincia di Pisa, ma molto consapevoli. Chiaramente la difesa dell'ambiente e della salute c'era, ma non era al primo posto, perché loro hanno capito che non era l'interesse in gioco, non era quello. La cosa fondamentale di cui si stava discutendo erano i grandi equilibri economici di quel comparto industriale. L'hanno capito e si sono espressi su quella roba lì. Infatti loro hanno detto sostanzialmente non il pirogassificatore, non perché fa male, loro in sostanza in queste 10 raccomandazioni hanno detto quel pirogassificatore è troppo piccolo per risolvere i problemi del comprensorio del cuoio. Se vogliamo fare un impianto che risolva i problemi del comprensorio del cuoio, che adesso quei rifiuti vanno a finire non avete idea dove, allora se ne fa uno a livello provinciale, con dentro il pubblico che lo controlla, con i cittadini che stanno nel comitato che controlla i dati, e se sfora i dati si spegne. Però nel frattempo si porta avanti, si spinge la raccolta differenziata, questi sono rifiuti industriali, non è la raccolta differenziata, ma la separazione meccanica dei rifiuti, cioè hanno fatto un piano praticamente. Ed è diverso che dire sì o no, cioè una cosa molto più, che ha molto più peso a livello politico. Ecco, per tornare alla domanda anche di Marco, secondo me l'influenza che questi processi possono avere sulle scelte politiche dipende dalla qualità dei risultati. Se danno risultati densi, complessi, possono influenzare molto di più le decisioni. Ma un po' provocatorio se vuoi. E su quest'ultima affermazione tua non concordo totalmente, non perché non sia d'accordo, ma perché la classe politica poi è un'altra cosa. E io sono stato, cioè la qualità è all'ultimo posto. Io sono stato consigliere provinciale per 10 anni, no? Nel primo mandato si è deliberato sulle autostrade A31 in prosecuzione Piovene Rocchette Trento, no? Con il traforo, eccetera. Un paio di mesi fa uno del comitato mi dice: riesci a procurarmi la delibera di quel tempo sul... Sì, di cui sono andato subito in crisi, perché ho detto: vuoi vedere, Dio buono, che ho votato a favore anch'io. Impreparato, casomai, fortunatamente ero assente. Ma lo dico perché? Perché mi sarei trovato assieme agli altri 35 colleghi che hanno votato, magari a votare sì, ma per incompetenza da parte di tutti, era solo una decisione legata a un modello di sviluppo che io non avrei condiviso. Adesso che mi sono informato di più, credo che se avessi deciso adesso di votare, avrei votato contro. Quindi voglio dire, d'accordo sulla prima parte del discorso tuo, che
la formazione, l'informazione, la competenza, la qualità, quindi serve, però dubito che la qualità riesca a incidere poi sulle decisioni dei politici, nel senso che io sono convinto che quei 35 che hanno votato a favore, hanno votato a favore in nome di chissà quale principio, insomma, senza conoscere come mi sarei trovato anch'io nelle stesse condizioni. Ma su questo non siamo molto in disaccordo, perché anche no, però voglio dire, la qualità conta fino a un certo punto, nel dovrebbe, senso che forse avrebbe dovuto mettere in condizionale, dovrebbe, però volevo aggiungere che io nel libro ho messo una proposta di legge per la quale mi sto battendo molto e spero poi che quando diventerà una cosa pubblica anche tutti i cittadini si schierino a favore di questa legge, che chiede di rendere il dibattito pubblico con le comunità locali sulle grandi opere oppure sulle decisioni di interesse strategico obbligatorio per legge, come succede in Francia, prima che le opere siano decise. Questo perché è chiaro che un dibattito pubblico non vuol dire che se poi i cittadini dicono no, non siamo d'accordo, allora il proponente è obbligato a ritirare il progetto, perché siamo in un regime, diciamo, di un certo tipo, per cui il proponente, immaginiamo la TAV, no? RFI è una società pubblica dello Stato italiano, però è pur sempre una società, per cui se decide di andare avanti nonostante l'opposizione, ammesso che riesca a farla, lo può fare. Però cos'è successo nella TAV, che secondo me non deve più capitare? Cos'è successo nell'area del Monin, che non deve più capitare nel nostro paese? Che tu vieni a sapere di un'opera o di una base militare sempre quando è troppo tardi. E questo lo ha ammesso lo stesso commissario della TAV, Mario Virano, con cui io ho avuto l'opportunità di parlare a lungo molte volte di questa cosa, e l'ha detto anche pubblicamente. Cioè, quando lui è stato chiamato, non so se conoscete un po' la storia del conflitto della TAV, però quell'opera se ne parla da 30 anni, ma è stata inserita a un certo punto in legge obiettivo. Sapete cos'è la legge obiettivo? Una specie di autostrada in cui si saltano tutte le tappe. Essendo stata messa in legge obiettivo, sono partiti col progetto, prima il preliminare. Quando nel 2005 ci sono stati i primi scontri di Venaus, che cosa ha fatto? Allora c'era il governo Berlusconi, per contrastare questa protesta hanno mandato le camionette dei carabinieri, c'erano 50 manifestanti, il giorno dopo erano 20.000, giustamente, no? Allora per 2 anni non hanno più fatto niente, perché si sono spaventati. Dopo 2 anni che cosa hanno fatto? Facciamo il commissario straordinario, crea un tavolo, questo osservatorio tecnico affiancato da una sorta di tavolo politico. Però lui stesso, Mario Virano, dice: ma a me mi hanno messo a fare un tavolo di dialogo con gli attori locali a progetto definito, già deciso. Quindi che margini? E questo è diciamo il punto debole che lui ammette più pubblicamente. A mio avviso c'è un secondo elemento fondamentale che mi è costato l'amicizia di Virano, perché l'ho detto in un'intervista nel Fatto Quotidiano e da allora non ci parliamo più, è che lui non è indipendente. Come fai a mediare un gruppo in cui tu sei il commissario di una delle due parti? E come, fatte le proporzioni, se il commissario straordinario Paolo Costa, che era stato mandato per fare in modo di farvi trambugiare in qualche modo la base, fosse stato il mediatore che gestiva il tavolo. Cioè, è evidente che non sta in piedi. Per quanto tu possa essere bravo, perché Mario Virano, secondo me, è bravo, ha totalmente rivisto quel progetto, ma il concetto non è se quel progetto lì debba essere low cost o non low cost. Il problema è che nessuno ci ha spiegato a cosa serve sta benedetta TAV. Io domenica sono al Salone del Libro insieme agli autori di un libro che vi consiglio di leggere, che si intitola Binario Morto, l'avete visto? Che praticamente è scritto da questi due autori che si sono fatti da Lisbona a Kiev, un po' in treno, un po' in corriera, un po' con l'auto in affitto, quello che dovrebbe essere il Corridoio 5,
quello che attraversa l'Europa e che è stato per tantissimo tempo la giustificazione della TAV. Cioè si è sempre detto, ma volete fare mancare all'Europa proprio il nostro tassello? Ma come, no? C'è il corridoio 5, in realtà sto corridoio 5, cioè nessuno sta facendo. Ma la cosa bella di quel libro è che queste persone, anche se alle volte usano un linguaggio che a me non piace, perché io preferisco stare ai fatti e alla sostanza, fanno un'inchiesta e vanno veramente a vedere se il Portogallo fa l'alta velocità, se a Zagabria o insomma dopo Venezia c'è qualcuno, nessuno sta usando i soldi per l'alta velocità, fanno con i soldi dell'Europa fanno circonvallazione, le autostrade e altre cose. E in Spagna, che è l'unico posto dove c'è l'alta velocità, manca il tratto di collegamento fra Madrid fra Barcellona e la Francia. Quindi questo corridoio 5. Allora, quello che io voglio dire, il dibattito pubblico deve essere fatto prima per discutere del perché di un'opera, perché esiste anche la possibilità di non fare delle nuove opere, ma migliorare quelle esistenti, per esempio. Cioè, bisogna spiegarle le cose. E poi, a seconda di quello che dicono i cittadini, capire se quel progetto lì è sostenibile o non è sostenibile, prima che sia deciso. Sei d'accordo? Prego. Allora, io, una cosa, tanto seguiranno a dei gruppi, può rimettersi, non è obbligato a rimanere lì, no? Sei convinto di essere in un posto e di esserci arrivato a giochi definiti, non verrà obbligato il dottore. Volevo fare una riflessione, perché anche noi qui nel nostro piccolo abbiamo le nostre grandi opere. Allora, sul corridoio 5 ci hanno infilato la Pedemontana, che è una autostrada di 94 km, ci hanno infilato, la giustificano col corridoio 5. La Valdastico Nord l'hanno messa nel TEN 10, sempre i nostri politici locali, nel TEN 10, che è un altro corridoio, chiamiamolo, che è quello europeo. A me pare che, cioè, io per la mia esperienza vedo che l'unica forma che ho visto nella nostra zona di partecipazione democratica è quella che nasce spontaneamente, no? Finora, i comitati. Comitati che fanno questo percorso. Il percorso che tu dicevi prima, quello dove è chiaro che non hanno i mezzi che ha un'amministrazione che può far venire 15 esperti a cui fare 170 domande per farsi un'opinione. Chiaramente chi entra in un comitato in genere si muove con un interesse suo particolare di momento e poi fa un percorso sia, diciamo, di conoscenza ma anche di partecipazione. I comitati però non trovano mai rarissimamente un'interlocuzione con un'amministrazione. Le amministrazioni in genere tendono a prendere delle decisioni anche in maniera nascosta, a, diciamo, comunque le mascherano con argomentazioni che sono, non so, lo sviluppo, facciamo quest'opera perché ci porterà al lavoro, ma nel frattempo asfaltano l'ambiente, distruggono, fanno, insomma, continuano con. Io qui non capisco se è proprio solo una questione di interessi economici o se c'è proprio anche una questione culturale di persone che sono culturalmente vecchie, cioè non riescono a vedere oltre il modello che hanno conosciuto, in cui sono cresciuta anche la squadra. Ecco, quello che vedo è che però per fare un percorso di partecipazione ci vuole un sacco di tempo. Ci vuole tempo. Chi ha la fortuna di avere un lavoro non ha tempo. Chi non ha la fortuna di avere un lavoro magari se lo sta cercando ed è depresso, stanco, eccetera, cioè, quindi vedo effettivamente una l'estrazione a sorte è una cosa terribile secondo me, cioè sei sfiga, ti capita, no? Non so. Comunque non sono l'unico caso, l'altro giorno ero in Toscana, c'era un articolo su, avrete credo sicuramente sentito parlare del comune di Capannori.
Qualcuno ha sentito parlare come come Campannari? È una palla micidiale, è tutto falso. Io ci ho lavorato, la conosco quella situazione. Questa è la forza dello storytelling. Quelli si sono costruiti, vabbè, tutte balle, i loro rifiuti li mandano in discarica in provincia di Pisa, non riescono a smaltire neanche l'organico, fanno la raccolta differenziata, non sanno dove mettere l'organico, non sono neanche capace a fare il compost a Capannori. E bisogna dirle queste cose, perché il mito di Capannori va sfatato. Detto questo, qualcuno va di Capannori? No. Ma io sarei felicissima di... Io, cioè, lo conosco l'assessore Ciacci, io ho fatto anche un'intervista sul piano dei rifiuti. Se di me balbetta, non sa niente, ok? Vabbè, chiusa la parentesi, perché è così, non riescono neanche a localizzare la spazzatura domestica. Detto questo, a Capannori c'era un articolo, proprio ero a Firenze 3 giorni fa, che hanno fatto un bilancio partecipativo con un campione estratto a sorte. Capannori sarà 10.000 abitanti, 50.000, sì? Così tanti? Vabbè, ancora peggio allora, ancora peggio. Hanno fatto un campione estratto a sorte di 80 persone, sempre con la famosa autorità regionale, per fare il bilancio partecipativo. Hanno fatto 10.000 telefonate, insomma, il giornale locale se l'è un po' preso, insomma, voglio vedere sto campione, se sarà poi vero o non sarà vero. Hanno scoperto che il campione era per più della metà fatto di scrutatori del comune a chiamata, amici e parenti dei consiglieri, perché visto che non riuscivano, questa famosa percentuale di no effettivamente molto alta, non riuscivano a fare il campione, anziché dire scusate non riusciamo, cambiamo metodo, hanno cooptato, avete presente il vecchio sistema del cannellaggio, e quindi hanno cooptato, il giornale ha fatto un'inchiesta e l'ha scoperto, hanno cooptato più della metà dei cittadini estratti a sorte, che non erano cittadini estratti a sorte, nel comune virtuoso di Capannori. Posso dire? Non avevo finito, volevo dire scusa. Due cose. Una è che, scusa, che come diceva il signore, per amministrare bisognerebbe essere tutto oggi, perché non è assolutamente possibile. Quindi la democrazia nei consigli comunali non può funzionare su tutti gli argomenti, che un consigliere comunale non può sapere di tutto, quindi ci sono molti voti che vengono dati così in questa maniera. E l'altra cosa non è comunque. Non ho capito che c'è il La mia domanda è questa, no? Dietro anche a questa cosa che c'è con la rete di Capannori, no? Io ho sentito un programma abbastanza lungo per radio, ho ascoltato e così. E mi chiedo, allora, dietro ad esempio delle scelte di un'amministrazione, facilmente ci sono interessi economici. L'altro interesse è il potere. Cioè, il consenso elettorale. Quindi voglio dire, no? Se un comune riesce a imbrogliare così, vuol dire che veramente non c'è più né democrazia né trasparenza, cioè non c'è poco o c'è... Ma questa cosa in Toscana la sanno tutti, eh? Sì, però io se non venivo qua stasera... Però tu mica ti occupi di rifiuti? No, però sono una cittadina, sono per vari motivi mi interessa e... pensando a un progetto, ad esempio per la mia scuola, avevo detto beh, vado a vedere là come è organizzata, hai capito, adesso vengo qua, sento questa roba. Ah no, mi voglio chiarire. Allora, no, a Capannori magari fanno benissimo la raccolta differenziata. È un esempio, voglio dire. Però un po' quello che cerco di dire nel libro è che noi spesso ci fermiamo a quella superficie che ci piace. Allora, per fare i beni comuni, quelli veri, cioè se il mio interesse è la salute e l'ambiente, devo andare a fondo per capire se effettivamente sto facendo del bene all'ambiente o se sto spostando il problema dei miei rifiuti dal mio vicino.
Perché cosa c'è nella provincia di Pisa? C'è un signore come quello della squadra di calcio, che infatti è soprannominato Remida, perché questo io per mestiere vado a fondo dei problemi. Quando faccio un percorso partecipativo, mi sono occupato del percorso partecipativo del piano rifiuti della Regione Toscana. Quindi ho approfondito, ho fatto queste interviste. Remida, perché questo signore si è inventato una discarica con cui ha fatto la ricchezza sua e di tutti i suoi cittadini, perché ha dato delle azioni ai cittadini. Quindi praticamente con più si conferiscono rifiuti dentro la sua discarica, più tutta la città ci guadagna, non solo lui. Non è lui che paternalisticamente regala le magliette alla squadra di calcio, ma la città è in partenariato, ha una quota della società che gestisce la discarica, per cui si è rifatta i ponti d'oro. Cioè dal punto di vista della ricchezza, quella città, che adesso non mi viene il nome, perché mi ricordo meglio il soprannome, Peccioli, la discarica di Peccioli. È chiaro che lì, se chiedono l'ampliamento della discarica in provincia di Pisa, 1 milione di metri cubi gliela danno, eppure noi sappiamo che le discariche sono la cosa che fanno più male. Cioè è l'Europa che ce lo dice, perché è un terreno dove tu butti dei rifiuti per 100 anni, a parte il fatto che produce biogas anche a livello di inquinamento atmosferico. Cioè se andiamo veramente a vedere i dati della salute, i rifiuti di Capannori che vanno a finire dai loro vicini di Pisa, cioè dal punto di vista dei beni comuni, secondo voi è una scelta equa? Cioè la sottoscriviamo? Perché quando il comune di Capannori ha detto facciamo l'impianto di compostaggio, sapete cos'è l'impianto di compostaggio? Quello dove si mette l'umido, che poi si trasforma in compost, che può essere utilizzato in agricoltura. Se l'impianto di compostaggio è fatto bene, se è fatto male produce una schifezza che si chiama fos, che non riesce a usare da nessuna parte, poi alla fine la devi essiccare e bruciare. Un impianto ben fatto produce compost, che vendi anche, vendi bene. In provincia di Firenze ce n'è uno molto buono, dove vanno non a caso i rifiuti di tutti gli altri comuni. A Capannori non sono riusciti a farlo, perché nessuno lo voleva. Perché l'impianto di compostaggio è una cosa a freddo, se vogliamo usare i termini che vanno di moda, no? A caldo, a freddo, ne avrete sentito parlare, rifiuti zero, cioè quanto ci riempono la testa di queste robe? A freddo, è un impianto buono perché serve alla filiera della raccolta differenziata, però se non è gestito bene puzza. E loro non lo vogliono. E i loro bei rifiuti, dopo che si sono fatti il 99% di raccolta differenziata, dove vanno? Cioè quando tu i rifiuti li differenzi, fai dei mucchietti, no? Ma non è che puoi dire che hai fatto rifiuti zero, hai fatto dei mucchietti dei tuoi rifiuti, ma non è che loro spariscono. Cioè questo è un discorso abbastanza chiaro, no? Perché noi non vogliamo vedere dove vanno a finire i rifiuti dopo che li abbiamo separati? Questa domanda, quando vai a Capannori, vai a chiedergli, ma la vostra frazione organica dove va? La vostra frazione secca dove va? Vabbè, la carta, non le cartiere, mi auguro che almeno quella la smaltiscano in loco. Il vetro ha un valore, per cui lo dai al cover, come cavolo si chiama, ma la plastica, la quantità di plastica che il nostro mercato riesce ad assorbire, di plastica riciclata, è ridottissima. Il resto doveva va nei cementifici. Comunque, è per dirvi che non vi voglio smontare tutti i miti, no? Ma è per dire che se veramente ci sta a cuore l'ambiente, per esempio sull'ambito dei rifiuti, che è un ambito ineludibile, cioè un'autostrada si può anche non fare, ma i rifiuti puoi non gestirli. Cioè li produciamo. Cosa succede se non gestiamo i rifiuti? Succede come a Napoli, che poi si va in emergenza, allora sì che poi c'è la giustificazione per l'esercito a farti il mega inceneritore, a quel punto tu non puoi più dire niente. Allora, secondo me un percorso partecipativo serio deve affrontare questi temi. Un percorso partecipativo che si limita a dire un altro modello di sviluppo, benissimo, come?
Questo libro si chiama Cosa fare, come fare. Tu mi devi dire come faccio la separazione a freddo dei rifiuti delle cartiere, oppure della zona del cuoio, oppure delle imprese che avete qua, con quale assetto economico, perché ci sono esempi in tutto il mondo, non è che non si possa fare, no? Però implica. Poi volevo tornare sulla questione dei costi. È vero, chiamare 15 esperti e fare 170 domande e risposte ha un costo, ma perché se noi andiamo a farci operare alla milza non paghiamo? Se noi andiamo dal macellaio a comprare la carne non paghiamo? Perché la nostra democrazia deve essere sempre a gratis? Mi chiedo, non è il nostro bene più prezioso? Le cose vanno fatte per bene, secondo me. In Francia per ogni dibattito pubblico spendono 1 milione di euro e li tirano fuori, eh? Cioè il governo dice, tu società autostrade che vuoi fare, non so chi la fa la pedemontana, un consorzio. Tu consorzio vuoi fare la pedemontana, sei obbligato a dare una percentuale del valore dell'opera a un'autorità indipendente la quale organizza un dibattito pubblico sul tuo progetto. E ormai dopo 15 anni di dibattito pubblico in Francia, i vari consorzi, i proponenti, gestori di cave, eccetera, eccetera, sanno che dovranno passare da un dibattito pubblico, quindi fanno molta attenzione a come fanno i progetti. Rispetto al come fare, mi chiedevo questo. Finora gli esempi, soprattutto a livello nazionale, che ho sentito, ma anche di cui hai parlato già adesso, riguardano interventi di infrastrutture, quindi di fatto opere pubbliche, in cui emerge il no. Ma in scelte meno tangibili, penso alla modifica della Costituzione che ha portato il pareggio di bilancio in Costituzione con tutte le conseguenze anche sul modello di sviluppo. Ci sono esperienze di questo tipo? O secondo te come è possibile ed eventualmente come introdurre strumenti di partecipazione in scelte di questo tipo? Secondo me sì, ci sono assolutamente ed è fondamentale farlo. Io nel libro parlo di alcuni esempi che riguardano i temi che hanno a che fare con i diritti e la vita. Pensiamo a fine vita, testamento biologico, l'aborto, i diritti degli omosessuali, ci sono tantissimi temi anche nel nostro paese, anche a causa di un'impadenza troppo grande nella sfera pubblica, secondo me della Chiesa Cattolica, non riescono a emergere come sedi di confronto e anche di proposta, perché se vuoi tutte le cose che vi ho nominato sono ancora irrisolte, no? Quindi vuol dire che non siamo capaci a risolvere dei problemi che hanno a cuore i nostri diritti, non riusciamo, cioè in questo paese. E ci sono tantissime esperienze a livello internazionale, una l'abbiamo fatta anche a Torino sul testamento biologico, che dimostrano che un confronto informato dove coinvolgi tutti i rappresentanti dei diversi orientamenti, anche delle diverse religioni, sul tema per esempio del testamento biologico, portano le persone a trovare tantissimi punti di convergenza e quindi a mettersi d'accordo molto più velocemente di quanto siano disposti a fare in Parlamento su delle cose da fare. Per esempio sul testamento biologico noi abbiamo fatto una discussione che ha coinvolto dai cattolici, perché poi molti cattolici sono pro testamento biologico, quindi è falsa la dicotomia cattolici-laici, in realtà ci sono cattolici che sono per il testamento biologico, cattolici che sono contrari, laici, è molto mista la cosa. Poi abbiamo coinvolto anche valdesi, musulmani, eccetera. E alla fine, visto che il testamento biologico, non so se avete presente, il caso di Eluana Englaro, è quello, no? Cioè la possibilità di dire a quali trattamenti si vuole essere sottoposti, quindi non c'entra con l'eutanasia, è un'altra cosa. Erano tutti, comprese le suore e i preti, d'accordo su una legge molto più stringente sull'accanimento terapeutico, che è quello
Cioè il vero problema enorme è l'accanimento terapeutico. Il testamento biologico riguarda, sono stimati 2000 casi in Italia, quindi è una punta di un iceberg. L'accanimento terapeutico riguarda, immaginatevi tutti gli anziani che arrivano a un livello, no, di incapacità, cioè è una cosa enorme che ci riguarda tutti. Cioè non è solo il giovane che ha l'incidente in motorino, no? Che se volete è un caso drammatico, più eclatante, però non è il più diffuso. Ecco, sull'accanimento terapeutico sono tutti d'accordo. Dopodiché se comincia a fare una legge che effettivamente impedisce l'accanimento terapeutico, le case farmaceutiche, come sono contente, quelle che producono i macchinari sanitari sono contente. I bilanci delle ASL tornano. Siamo sempre lì, cioè qualunque caso tu mi possa dare, vedrai che c'è sempre una superficie dove sembra che si discuta di chissà cosa, poi tu approfondisci la discussione e capisci che in realtà le persone, i beni comuni sono capacissimi a identificarli se vogliono, se sono messe nelle condizioni. Io ho fatto delle discussioni con centinaia di persone divise in piccoli gruppi su temi così, cioè molto anche, cioè il testamento biologico è un tema che riguarda dalla giurisprudenza alla bioetica, alla neuroscienza, alla religione, cioè è un tema complesso, non è un tema in cui uno dice. Io personalmente ho fatto un percorso, ho cominciato quel percorso pensando che ero favorevole al testamento biologico e l'ho finito che non sapevo più cosa pensare. E poi ho detto a mio marito, ma tu stacca la spina del caso, però più che altro per lui, ma non per me. Perché io rispetto a me effettivamente mi ha fatto venire dei dubbi. E guardate, un percorso di partecipazione e di confronto vero si riconosce da questo, se ti fa venire dei dubbi. Se invece è tutto un alzare di voce, cioè, voglio dire, il momento della lotta va benissimo, cioè, io sono felicissima che esistano i comitati, intendiamoci, ma sono felicissima anche che esista Capannori, che esistano dei movimenti rifiuti zero che ti facciano intravedere una direzione diversa, però poi per arrivare lì vorrei attraverso il dubbio mettere a soppesare tutte le soluzioni. Qualche volta vale la pena che venga anche il dubbio, se vale la pena di fare il percorso partecipativo. Assolutamente. Ah sì, ma io domani... In molti casi ci si pente anche, no? Infatti, visto che, come dice giustamente lui, ci vuole tempo, ci vuole impegno, ci vogliono soldi, perché sennò non è una cosa seria, che tu non puoi pretendere che le persone si autotassino e con quelle paghino i gettoni o i rimborsi dei... Cioè, non è credibile. Non è credibile, non puoi chiedere alle persone di far quello. Ci sono delle persone che si immolano e che magari dedicano degli anni della loro vita a una protesta, però non puoi chiedere a tutti i cittadini di far questo. Tu devi chiedere ai decisori di trovare le risorse, perché sono comunque percorsi faticosi, bisogna scegliere quali sono i casi su cui vale la pena farli. Se una soluzione è semplice, il patto di stabilità è una cosa che non richiede un percorso partecipativo, bisogna risolverlo, credo, no? Cosa ne pensate? Di qualcosa di gentile tu così. Ma sai, il promesso, se non ci sono altre domande, anche un'esperienza collettiva. Ah, sì. Dei miti. Ma perché c'è un capitolo intero del libro che si chiama Ostacoli e false credenze, quindi io parto sempre di lì. Poi ci sono tantissime esperienze che dimostrano, però saranno bello. Cioè, se io sono ancora qua dopo 20 anni, dopo tutto quello che vi ho detto, a battermi per una legge per il confronto pubblico, è perché ci credono, a scrivere i libri, eccetera. Allora, secondo me, adesso io nel libro racconto molte esperienze, però
Ci sono tanti casi, vi faccio il caso del comune di Empoli, non so se vabbè, è descritto lì dentro, è un comune di, sono, non mi vengono più tutti i numeri stasera, 20.000 abitanti, no, forse 40.000, non mi ricordo. È in serie B di Empoli, quindi. Ognuno è separato. Anche se solo, però. Allora, è una storia in cui anche lì il comune decide di fare un percorso partecipativo sulla riqualificazione del centro storico. Perché decide di fare questo? Perché è buono, perché è intelligente, perché è illuminato? No, perché sta perdendo consensi elettorali. Quella è una roccaforte della sinistra, della Toscana Rossa. Il suo consenso si sta erodendo, ogni tornata perde un pezzo, l'ultima tornata elettorale ha vinto al ballottaggio per pochissimo. E guardate che vedere l'Empoli che passa al centro-destra, cioè in Toscana sarebbe un po' come vedere come quando è successo a Bologna, insomma. Quindi molto spaventati anche lì dalle proteste. Guardate che le proteste hanno una funzione. Cioè, io poi ho una domanda per voi, perché il punto è quando è giusto passare dalla protesta al dialogo? Perché c'è un certo momento in cui la protesta è fondamentale e c'è un altro momento in cui è importante invece passare al dialogo. A Empoli l'amministrazione decide di intervenire perché i cittadini sono arrabbiatissimi e in particolare questo dissenso come si manifesta? Qual è il mezzo che tutti i politici alla mattina quando si svegliano la prima cosa che fanno qual è? Qual è la loro piazza? Chi è stato politico lo sa. Mi sono perso. La rassegna stampa. È vero o no? Cioè i dibattiti si fanno sui giornali locali, giusto? Le decisioni si prendono inseguendo i giornali locali, sono le cronache locali che fanno le decisioni, quindi chi è proprietario dei giornali locali ha molto potere. Quindi campagna stampa terrificante contro l'amministrazione neoeletta, il comune non fa niente per questo centro, il centro è degradato, era il salotto buono della città, il giro d'Empoli, tutte le tradizioni, i negozi stanno chiudendo, gli immigrati, la criminalità, le case fatiscenti. Avrete sentito, molti, qua non so se è un fenomeno che c'è nel nord-est, ma in tutta Italia c'è molto questo tema del degrado dei centri storici. Il mancano i parcheggi, e le macchine, il traffico. Il comune non fa niente. Il comune mi contatta e dice, ma come non fa niente? Il comune ha appena speso 8 milioni di euro per rifare le pavimentazioni, l'illuminazione, ristrutturare la biblioteca, il chiostro degli agostiniani, cioè non è che il comune non ha fatto niente, eppure la percezione dei cittadini che non ha fatto niente. Allora si comincia questo percorso partecipativo in cui invece che partire a sprombattuto ho detto vabbè facciamo qualche chiacchierata prima, vediamo qual è il problema. E nel libro racconto questa esperienza perché sembrava che il problema fossero gli immigrati, che occupavano le case, poi stendono fuori, fanno il barbecue, fanno questo e fanno quell'altro. È stato fatto un grande evento invitando tutta la popolazione dopo varie interviste, gruppi di lavoro, e in questo evento una delle cose fondamentali che è venuta fuori è che il problema non sono gli immigrati, perché al gruppo di lavoro sul tema la convivenza non si è iscritto nessuno, ma il tema era le regole troppo restrittive, il tema era complesso, c'erano tanti fattori, c'è una crisi del commercio, tutto quello che volete, ci sono però regole troppo restrittive del regolamento urbanistico per la ristrutturazione degli alloggi, per cui nessun empolese sarebbe più disposto a vivere in una casa così, senza finestre, con le scale, senza ascensore, quindi abbandonano il centro, le case sono sempre più fatiscenti e vengono occupate. Però il problema non è generato dagli immigrati, è da una politica urbanistica ed edilizia del comune poco lungimirante. Quindi lì si sono messi gli uffici urbanistici, hanno cambiato dirigente all'urbanistica, è stata presa e prepensionata,
la quale dirigente urbanistica aveva le sue ragioni per far sì che si costruisse fuori, e la chiudo qua, e però si è costruito un pool di 40 associazioni sul territorio, associazioni culturali, quindi non genitori, bambini, ragazzi, musica, e hanno costruito delle attività di rivitalizzazione del centro che hanno completamente cambiato la percezione. E quindi quella è una storia che era tutta basata su una percezione negativa, è stato poi pedonalizzato, hanno fatto le piazze wifi, poi non è che è una bacchetta magica, però le persone hanno cominciato a collaborare. E quella è una storia positiva che vi assicuro è costata pochissimo in termini economici, è costata in termini politici, perché hanno dovuto appunto fare dei cambiamenti a livello amministrativo. Posso chiedere? Prego, tu parlavi di dubbio come metodo per l'avanzamento della partecipazione, comunque dello stare insieme, di portare avanti un problema che è nato, perché poi si parte sempre da un male comune in genere, no? Cioè si parla di beni comuni, però si parte dalla sensazione che c'è un male comune, no? Si sta male, quindi ci si unisce per stare meglio, no? E quindi il mezzo che permette il confronto diretto è il dubbio, perché se io inserisco il dubbio creo una rottura in quella patina in cui nessuno si muove, perché c'è sempre chi sta meglio, quindi io non parlo, cioè il dubbio però cos'è? È un metodo, cioè è una forma di approccio a un pensare che non c'è più secondo me, cioè probabilmente è anche quello che manca, no? la capacità di avere il coraggio di pensare diverso, cioè di pensare un qualcosa che gli altri non comunicano. Quindi di rompere. Io in fondo capisco anche le maniere violente, scusami il termine, però ce ne sono moltissime in questo momento, no? Le capisco, ma anche se esprimono male, cioè esprimono il modo e non esprimono il come, no? Il senso della violenza che hanno dentro. Esprimono però la violenza, quindi vanno a significare un qualcosa di insoluto, qualcosa che non riescono più ad esprimere però. Quindi tentare di capire o di mettere in moto un meccanismo di espressione diverso e anche se violento, però che vada a incidere nel metodo, nella logica, voglio dire, no? Un percorso complessivo e comunitario, io non lo trovo sbagliato, cioè poi starà a chi è più pacifico domare alcuni caratteri un po' più irruenti, però credo sia una forma di apertura, anche il dubbio violento, se permetti, no? Nel senso che non lo nego io, ecco, non mi dispiace, perché poi anche alza un po' la discussione, non, alza i toni che non vanno alzati troppo, però insomma ogni tanto. No, sono d'accordo, io vorrei fare una domanda a Marco, ma come danno lingua? Si può? Perché ho aspettato tanto questo momento. È proprio questo il punto, no? Ci sono altri non dalmolinqui? Sì. Chi siete? Allora, fa la domanda a tutti non dalmolinqui, a tutti do qualcosa in realtà. Però io in loro ho visto una cosa che è questa capacità di far coesistere la fermezza nell'alzare la voce quando serve quello, e la strategia e la capacità di ascolto quando serve quello. E io lo saprei come fate. Perché quella roba io vorrei che la imparassero altri, e deve essere trasferibile, bisogna che mi spieghiate. Facciamo che l'oggetto del, diciamo, dialogo, no? Cioè, è uno spazio verde che è il frutto dell'intransigenza, cioè il dire no ad una fase militare ha portato che la fase militare si è fatta, ma si è fatta in un certo modo in uno spazio più ristretto di quello che originariamente era previsto. E questo cosa ha portato? Per la prima volta in 60 anni di storia vicentina
un territorio non è passato da civile a militare come succedeva prima, ma è passato da militare a civile ed è diventato uno spazio quindi di tutti, ed è il risultato più tangibile che le due cose non escludono l'una con l'altra, cioè il discutere di che cosa dovrà essere uno spazio verde non fa finire o chiudere l'opposizione a una struttura militare che oggi è costruita e pronta insomma all'uso, e per cui non è una situazione in cui qualcuno ha detto vabbè adesso è finita una parte, metto giù una cosa, uno strumento e ne sollevo un altro, è uno strumento che si è aggiunto in corso d'opera grazie a quello che si è fatto prima. Sì, ma vorrei sentirti parlare di più. No, forse la domanda è una discussione, questa non sì, è. Sì, no, però è inerente anche a quello che dicevi tu prima, e cioè forse la domanda sottende una chiarificazione anche in merito ai due tempi che tu prevedi. Prima mi sembrava di notare questa cosa, cioè il tempo della rotta e il tempo del dialogo. Prima dicevi c'è un tempo in cui inizi, però dopo necessariamente devi passare al dialogo. Questo è una, come dire, io credo una visione che all'interno del percorso del Dermolin da subito è stata tolta di mezzo. Perché? Perché è stato tolto di mezzo l'appartenenza a una modalità, come dire, di opporsi alle dinamiche reali, cosiddetta novecentesca. Faceva parte del Novecento dove esisteva solo il no, punto. Esisteva il no a prescindere, esisteva il no ideologicamente costruito. I piani di lavoro, ma credo, tornando anche al ragionamento che faceva l'amico Lanfranco prima, sui comitati, è proprio questo, che oggi i comitati e anche chi vuole effettivamente essere all'interno dei percorsi, come dire, di cambiamento, devono avere la capacità di essere dal basso iniziativa e lotta contro le ingiustizie, contro i soprusi, contro la devastazione, ma anche capacità di proporre qualcosa di diverso, quindi di prefigurare, dare le suggestioni di un futuro diverso. E Dermolin su questo è stato eccezionale, perché da subito ha messo in campo 1000 progetti per quell'area lì. 1000 progetti, che poi giustamente, come dice Marco, è stato trasformato tutto in militare e poi ancora una volta riconquistare fette e terreno, però sempre con la lotta e con il dialogo, due piani che sono distinti ma che vanno praticati contestualmente. Ed è qui che si innesca il meccanismo anche della decisione, cioè la domanda quindi la giro, no? Nel momento in cui tutto il percorso come dire, di facilitazione alla partecipazione, quindi gli esempi che abbiamo sentito stasera, sono tutti meccanismi di condizionamento, a mio avviso. Cioè, un percorso che coinvolge i cittadini e che riesce a condizionare le scelte di chi deve scegliere, la giunta comunale piuttosto che l'amministrazione comunale, piuttosto che lo Stato italiano nel caso della base. Allora la domanda è: esiste un meccanismo per cui la decisione non avviene per come dire, condizionamento, ma per vera e propria relazione legittima di ruolo decisionale? E cioè, quando i comitati, quando gli amici del Dalmolin, quando gli amici della No Tavor, della No Piedemontana, della No Valsugana, o del No Campi da Golf, No Discarica, No Inceneritore, e ne abbiamo 1000 qua, perché l'Alto Vicentino è veramente un territorio, come dire, come è fatto di piccoli paesi, quindi non ha una massa critica facilmente compattabile, è reddibile in maniera molto semplice in sostanza, non basta neanche un paesetto, fai quello che vuoi, tanto lì. Allora, quando questi cittadini raggruppati e che si riconoscono attorno a un no di un'opera
una grande opera o di un modo di trattare i rifiuti, perché qui a Schio a 5 km abbiamo un inceneritore, non è che si sta adesso ampliando come capacità di potenzialità. Quando i cittadini hanno e dove trovano la modalità per poter effettivamente decidere, non condizionare solo, ma effettivamente decidere. E beh, col voto però. Com'è? C'è anche il voto. Beh, sull'inceneritore non c'è il voto. Sulla Pede Montana non c'è il voto. Sulla discarica. Quando è che noi cittadini italiani impareremo? Scusa? Sull'ospedale? Sull'ospedale. Abbiamo un ospedale in project financing, dopo avere due ospedali distaccati. Cioè non è. Non abbiamo portato, per esempio, il parcheggio poi non è. Non è in maniera, non è in modo polemico, ma per aprire una porta nuova magari, no? Sì. Perché io credo, ed è un dibattito che abbiamo affrontato nell'approcciare questo tema, cioè che l'architettura della modalità decisionale oggi sul piano del governo locale avrebbe bisogno di un assestamento veramente proprio formale, e quindi trovare le... perché ti è andata bene, se vuoi, su alcuni punti di vista, anche se è andata male come effetto o come risultato, no? Perché lì, in quell'esempio che hai fatto del consorzio del Buoio, chiamo così nel primo esempio, ti sei trovata con i poteri forti economici, la politica e i cittadini, no? Tre entità distinte. Purtroppo noi qui, e gli ultimi arresti l'hanno anche dimostrato, con il sistema cosiddetto Gallano, eccetera, eccetera, abbiamo gli interessi economici che combaciano in maniera molto netta e molto forte con l'interesse politico. Cioè i soggetti che gestiscono la politica nel territorio sono quelli che poi dopo vanno a gestire anche grossi interessi economici, la Pedemontana. Tutte le grandi opere che si stanno facendo adesso sono sottoscritte da figure, nomi e cognomi che hanno una loro logica. Lo stesso vale per i rifiuti, non i generatori, ma questa discarica. Allora lì il problema diventa un po' diverso. Ma tu stai dicendo che bisognerebbe introdurre delle modifiche a livello costituzionale, perché è questo, per cui a un certo punto il comitato di cittadini può decidere al posto dell'amministrazione. Potrebbe essere anche un dibattito su cui ragionare, su cui... No, io sono aperta a discutere di questa cosa, però secondo me c'è una cosa che noi cittadini non facciamo abbastanza, che è di esercitare bene il nostro voto, il nostro diritto di voto. Ma perché spesso una modifica dello statuto comunale, ad esempio, no? Ma pensa, negli Stati Uniti, se un politico dice una cosa e poi ne fa un'altra, lo mandano a casa. Qui, cioè, no, ma quando è che noi, io lo dico a un certo punto nel libro, quando è che noi cittadini, non solo come comitati ma anche come elettori, decidiamo che è l'ora di mandare a casa chi magari ha preso delle decisioni che non ci piacciono, l'ospedale piuttosto che altre? È vero, facciamo fatica perché ci sono pochi che si attivano e tanti che invece non si attivano. Mi diceva prima Marco, ma l'ho già sentito parlare tante volte, che effettivamente il caso di Armonina è stato particolare perché a un certo punto è riuscito a coinvolgere tutta la cittadinanza, però a un certo punto si è anche ritratta. E per cui il tema che tu sollevi io lo sento molto, non ti sto dicendo, anche se purtroppo io vedo la deriva di quel modello lì, perché ho visto troppe volte comitati cattivi, manovratori e non comitati sani, avere più potere di quello che si meritavano di avere, quindi mi fa un po' paura. Sì, io sono d'accordo anche su questa cosa, perché è una cosa che sperimentiamo, cioè ci si conosce tra vari chiami. A me piace essere definito un esponente di un comitato, io sono un cittadino che a un certo punto si è attivato, ha deciso di fare delle cose e quindi poi viene a interloquire con altri. Effettivamente ci sono comitati che sono cannibalizzati da partiti, dove ci sono questi tentativi di infiltrazione, che ci sono gabbie ideologiche che dividono, per certi aspetti si riproducono gli stessi meccanismi che si riproducono nella politica tradizionale.
Questo è sì, sicuramente un rischio, ma anche io non so se, cioè, quando è che un comitato deve cominciare a interloquire? Quando trova un interlocutore? Perché questo è spesso il problema. Cioè, se trovi qualcuno con cui interloquire, è giusto che tu lo faccia, però fermo sulla posizione. Poi, anche perché su certe cose, non ti andare a cercare compensazioni se è il progetto in sé che è sbagliato. E che il progetto sia sbagliato lo sa il comitato, lo sa il proponente, lo sa benissimo che non serve alla comunità, ma che un progetto c'è. Poi il meccanismo il meccanismo democratico viene completamente saltato perché la legge obiettivo del commissariamento ci passano tutte le opere praticamente. Adesso la legge obiettivo dovrebbe scadere, no? La scuola scaduta a giugno, mi pare. Ma insomma, comunque, la cosa del commissariamento toglie anche alle amministrazioni locali la possibilità di dire qualche cosa. Allora, figuriamoci, l'interlocuzione che può avere un comitato che conta ancora meno rispetto all'amministrazione locale. Allora, di fronte al tentativo di azzittire, è anche difficile capire quando è il momento. Dal momento sono bravi perché sono riusciti a creare un consenso, ad avere un numero tale dietro, una forza tale che non era possibile non arrivare a interloquire. Questa è la bravura, secondo me, che hanno avuto. Poi dire quando il comitato diventa soggetto, un gruppo di cittadini diventa un soggetto, anche lì è difficile perché anche non è detto che il numero sia l'unità di misura giusta, cioè, e a volte ci sono comitati più piccoli che invece meriterebbero perché il lavoro che hanno fatto è di qualità, no? E infatti ci si dibatte. Oltre che dibattere, ci si dibatte. Io non sono d'accordo su una cosa che hai detto, che i comitati contano poco. In questo momento in Italia i comitati contano tantissimo, tantissimo. E lo dico da un punto di osservazione istituzionale, perché io faccio parte a Roma di un tavolo che si occupa delle infrastrutture, perché vado lì, anche se spesso mi viene un po' la nausea, ma ci vado perché voglio far passare questa legge sul dibattito pubblico, e lì ci sono tutti i grossi portatori di interesse sulle infrastrutture, tutte le banche, i costruttori, società autostrade, ANAS, eccetera, eccetera. E voi non vi rendete conto quanto le lotte dei comitati di questi anni stanno modificando il modo in cui i grandi operatori del mondo delle infrastrutture, in tutti i campi. Io faccio parte di quel tavolo di infrastrutture perché penso che lì ci sia più ciccia economica, e quindi se riesco a convincere quelli a fare la legge è probabile che diventi legge. Però loro sono spaventatissimi, non è vero che contano poco. Se voi prendete il documento dei saggi, avete presente come? Sì, ma da che punto di vista di comitati sono spaventati? Sono spaventati di non riuscire più a fare niente. Perché non si possono più permettere altre cose come la TAV. Sì, perché le grandi opere sono gestite da un piano economico finanziario, certo. Se il comitato rallenta il piano economico finanziario. Poi magari la farai anche, ma la fai ma non ti tornano più. Quindi in realtà secondo me l'operazione culturale di sollevare il problema è già riuscita. Adesso io non lo so qual è la soluzione, cioè, però vedo che la soluzione che io personalmente ho trovato è: diamoci tempo, facciamo che l'Italia una maggiore consapevolezza civica, e nel frattempo dotiamoci di una legge che perlomeno rende obbligatoria la trasparenza. Guardate che non è poco. Cioè, una trasparenza su quello che deve avvenire, per cui tu non debba venire a sapere della pedemontana da... Io non sono contraria all'alta velocità, cioè ve lo dico proprio tranquillamente, io non sono contraria di per sé alle infrastrutture, però non voglio che le infrastrutture siano decise così. Cioè, io non voglio più che le decisioni siano prese così, perché non è accettabile, non è più accettabile, almeno secondo me. Scusa, ma allora tu
credi che le infrastrutture vengano fatte per migliorare le condizioni di vita dei cittadini? Dipende da quale infrastruttura. Allora, spiegami quale miglioramento può esserci nel prendere un tocco di strada che c'è e funziona, allargarla, prolungarla e fartela pagare, quando tu adesso la fai gratis. Cioè adesso questa cosa... Questo è il caso della pedemontana. Questo è il caso della pedemontana. Io non mi posso esprimere su una cosa che non conosco. Vabbè, ma cioè per me dire sono d'accordo o non d'accordo. Se tu abiti in un posto dove passa una strada che puoi percorrere gratuitamente, funziona, non si intasa mai. Beh, e questo è un elemento fondamentale. Però. E ti dicono, beh però la allarghiamo e la facciamo andare un po' più in là e un po' più in là. Quello è un elemento fondamentale. Per fare questo spendo una montagna di soldi, di buchi, di tunnel e di quant'altro, però poi alla fine chi è che la paga questo allargamento e questo allungamento? Pedaggio. Sì. Allora, spiegami come faccio io, cittadino normale, anche ignorante suoi, a pensare che questa strada possa servirmi, che possa servire a me. Tu hai sollevato diversi problemi. Sul tema del servire a me io vorrei mettere l'accento su un'altra questione. Ci sono delle infrastrutture, non, dato per scontato che non è che le infrastrutture sono buone o cattive, ci deve essere una ragione per farle. Se non c'è una ragione per farle sono cattive. Però il problema è che quando tu ti interroghi sull'utilità di un'infrastruttura devi accompagnare la parola è utile questa infrastruttura alla suffisso per chi? Perché ci saranno categorie di soggetti, persone, cittadini, automobilisti, lasciamo perdere i poteri forti, chi ci guadagna a farla? Che già non va bene che ci sia tutta questa segretezza, queste commistioni. Parliamo dei cittadini. Vi faccio un esempio concreto perché sto cominciando ad occuparmene adesso. È una cosa che non so se si farà un dibattito pubblico, ma mi sto occupando della fase preparatoria. Nuovo raccordo anulare di Roma. Il raccordo anulare di Roma non è una struttura scorrevole, ce l'avete presente? Ci siete mai stati? Ci sono pendolari che stanno ore in coda tutte le mattine e tutte le sere. Poi ci sono anche gli abitanti dei comuni intorno a Roma che non vorrebbero che si costruisse un'altra infrastruttura. Ci sono poi i grandi speculatori e palazzinari con immaginatevi la commistione fra potere economico e politico a Roma. Quindi siamo proprio forse nel posto più complicato. Però come fai a dire a priori, prima di aver fatto un'indagine effettivamente di tutti i possibili tracciati, tutti gli effetti sul traffico, di chi ci guadagna in termini di mobilità e chi invece ci perde in termini di salute del paesaggio, cioè detto a priori, può essere che dopo un buon dibattito pubblico si scopra che quell'opera non bisogna farla, ma io sono convinta che se in questo momento tu facessi un'intervista a tutti i pendolari che la mattina si fanno raccordo anulare e rimangono bloccati per ore della loro vita nel traffico a respirarsi delle schifezze e gli chiedessi se sono d'accordo, non so se ti risponderebbero inutile. Cioè, inutile per chi? Quanto conta il cittadino che abita lì e quanto conta quello che abita un po' più in là che prende la macchina per andare da qua e là? E sono temi complessi. Si può stabilire che a priori nessuno debba pagare le conseguenze di un intervento che interessa il tuo vicino. Però attenzione che possiamo scivolare molto rapidamente nel caso di Capannori, che i suoi rifiuti li produce lì e li molla sì, a Pisa. Cioè sul tema del bene comune, di quanto è comune questo bene? Dove si conclude il mio bene e quello del mio... La comunità quanto è grande? La comunità di un'infrastruttura? Guardate che non sono risposte semplici. Ma secondo me quello lì non è, cioè un raccordo anulare non è un bene comune, è un danno comune. Cioè questo qua che sta ora deve fare la macchina, non ha mai pensato che magari aveva bisogno, cioè era meglio un treno per lui e per tutti, la metropolitana leggera, magari, non lo so.
Quindi, cioè, non si possono accettare infrastrutture. Cioè, bisogna anche chiedere a Marco che va a lavorare in macchina, perché se ci va in treno ci mette 2 ore e mezza. Bravo, cioè, però se ci fosse una metropolitana. Se ci fosse. Ma forse cioè, cambiamo. Ma avete presente il sottosuolo di Roma? È pieno di. E se tu studi quel caso vedrai che è già pieno di metropolitane, non è che non ci siano le metropolitane. Vuoi fare la metropolitana nella grossa? Questa è una incompetenza però, scusami, sì. Perché se noi andiamo anche in, ti faccio un esempio, la Svezia, in Francia stessa, nei paesi nordici, anche le strutture stesse hanno un'altra dimensione, un'altra forma, un altro modo di pensare, di vedere, di andare al futuro, no? Anche nel, cioè, noi siamo ancora fermi a 40 anni fa anche nella progettazione stessa, nell'urbanistica stessa delle città, quindi anche cambiare il modo dei nostri, cioè tentare di che la cultura non sia solo dei cittadini, perché ormai scegliamo tutto noi, facciamo tutto noi, decidiamo noi cosa fare, mi scusino gli amministratori, ma alla fine diamo noi gli input agli amministratori su cosa fare. Mi sembra allucinante, cioè dobbiamo votare, dobbiamo pagare, dobbiamo fare tutto. E io non ce la faccio più, la mia. Impararci. Sì, allora, la capacità anche dei nostri amministratori di essere lungimiranti, di informarsi, di studiare. Se sei un architetto, devi essere il top degli architetti per andare a governare una città, non quello che è raccomandato. Cioè, anche mettere dei limiti. Porca miseria, lo so che è impossibile, lo so che è un'utopia, no? Però la rabbia che ho dentro, anche questa, perché riescono a farlo in Svezia, non riusciamo a farlo noi che abbiamo fior fior di intelligenze? Abbiamo i migliori criteri che vanno in tutto il mondo e non lo fanno in Italia, ma è possibile, porca miseria? Sì, è possibile. Sì, però siamo tutti convinti che tu abbia ragione, sì. Credo, non so se c'è qualcuno che... No, volevo, questo ragionamento di infrastrutture però non va preso così come abbiamo tentato di fare il raccordo anodale piuttosto che lo svincolo dell'autostrada, eccetera. Va preso in un'altra maniera dal mio punto di vista, e cioè concordo con, mi sembrava fosse lui o Marco prima diceva qualcosa, manca proprio la dimensione, e adesso accennava anche Carlo. E cioè, se noi ricordiamo gli anni 50, le infrastrutture sono state il motore dell'economia. Negli anni 50 però, stiamo parlando dell'autostrada del sole, necessaria, non c'era, c'era niente, necessaria forse, bene. Ma non si può oggi nel 2013, nel nuovo millennio, riproporre lo stesso schema di risoluzione di ripresa economica adottato negli anni 50 attraverso l'ENI con finanziamenti a gogo e vai, invece. Ma è stato così e ha funzionato, oggi non può più funzionare, quello è il problema. Quindi è inutile che mi vengano a dire la no TAP serve per forza per guadagnare quei famosi 10 minuti o quel corridoio di cui nominavi prima che non gliene frega nessuno. Proprio veramente, anzi, lo stanno evitando perché è dispendio economico per tutte le nazioni. La Val d'Astico Nord, per noi, che viene inserita appunto in un contesto europeo, falsamente tra l'altro, che Zanoni, eurodeputato, dice guardate che questa cosa qua non c'entra niente con, cioè lì è proprio un meccanismo di accumulazione che viene fatta stupidamente proprio sulla pelle di tutti. Allora, cioè, non è un problema solo. Come dire, è un problema di, come dire, proprio torno all'argomento governo del territorio. Cioè tu vuoi fare una grande opera sul nostro territorio, tu devi darci la possibilità di decidere su questa cosa qua. Cioè di decidere non tanto sul sì o no alla grande opera, ma sul destino di quel territorio. Questa è la domanda che ci viene, cioè adesso... problema dei rifiuti che stavamo parlando poco fa. Dicevo, abbiamo un inceneritore, un grosso dibattito si sta aprendo su questo inceneritore perché siamo ormai arrivati a un punto di poter anche metterlo in discussione, ma non tanto come macchina, ma come modalità di trattamento dei rifiuti, una modalità diversa forse, discussione aperta, ma riusciamo a trovare una maniera e un modo dove queste cose possono essere determinate e decise, e qua scatta un altro meccanismo che probabilmente
mi sembrava all'inizio, forse Marco sempre toccava. E cioè, alcune grandi opere o la volontà di produrre alcune grandi opere vengono prodotte da alcune strutture economiche. L'inceneritore è gestito da un consorzio dove c'è una struttura aziendale che ha il suo piano aziendale, lo propone e gli amministratori stanno alle proposte che l'amministratore delegato fa dal punto di vista economico. Punto. Il cittadino lì dentro ci può mettere la mano? No, perché è un'azienda. No, ci sono dei casi dove i cittadini fanno parte dell'organismo di controllo. Fanno parte dell'osservatorio, non fanno parte della struttura di gestione economica, non possono decidere il piano economico. Questo è vero. Che non funziona così, non lo so in altra parte. No, no, secondo me è vero quello che dici, che i meccanismi che governano, per esempio, la dimensione di un inceneritore sono il business. E quindi magari serve da 50.000 tonnellate, lo fanno da 150.000 tonnellate all'anno, perché così si guadagna di più, prendi rifiuti anche da altre regioni, è un business. Esatto. Però quello che puoi fare, perché io ho seguito un processo, non ne parlo in questo, forse ne parlo, non mi ricordo, lo accenno, sulla localizzazione di un inceneritore o una discarica, nel quale avevamo studiato un accordo proprio sancito per legge con i comitati di cittadini, non soltanto su controllare il funzionamento dell'impianto, ma anche le quantità, cioè che non dovesse accogliere più di tanti rifiuti. Quindi è vero che il motivo per cui in tutta Europa si fanno inceneritori senza problemi nel centro delle città e in Italia non si fanno, qual è secondo voi? Perché gli inceneritori lì non fanno male e qua fanno male? Qual è la differenza tra la Svezia, la Norvegia, la Francia, la Germania, la Svizzera, l'Austria, cioè un inceneritore meraviglioso al centro di Vienna, qual è la differenza? E che qui sono sempre, spesso sono taroccati i dati, sono gestiti male, cioè ci possiamo fidare di come gestiscono, perché è una macchina complessa un inceneritore, se è gestito bene ci sono tutti gli strumenti perché non provochi tutti i filtri e diossine eccetera, ma tu ti fidi di mettere, con tutto rispetto per gli amministratori, ma con la storia che abbiamo, ve ne posso citare dei casi di inceneritori chiusi per cattiva gestione? Puoi dare torto a un cittadino che ha paura dell'inceneritore? Sinceramente no, però se io sono figlia di una chimica, mi fa molto più paura la discarica dell'inceneritore, ma molta di più, io preferirei vivere accanto all'inceneritore che accanto alla discarica. Diciamo che possiamo anche evitare i rischi, cioè le centrali nucleari hanno parlato, penso, abbastanza, per dire, con la sicurezza super, no? Cioè, se c'è un rischio anche abbastanza alto, calcolabile, io lo eviterei, cioè se c'è qualcos'altro che può permettere la mancata combustione dei rifiuti, sarebbe ideale, no? Certo. Cioè, però in questo momento sono anche le centrali nucleari, che allora... Cioè, no, il nucleare è un'altra cosa. Poi io non è che voglio fare la battaglia per l'inceneritore. La mia domanda però è sempre di portare la discussione su un piano più di concretezza. Cioè, a me non interessa fare la discussione inceneritori sì, inceneritori no. A me interessa fare la discussione come risolvo il problema del rifiuto. Mi riesce a dimostrare che da un punto di vista ambientale, di fattibilità economica, del buon governo, tu riesci a risolvere il problema? Benissimo, ma non mi dire che i rifiuti sono zero e poi li vai a sotterrare in Somalia, in Puglia o li vai a bruciare nell'inceneritore di Reggio Emilia, perché quella è una presa per i fondelli, cioè quella ricetta lì è un'offesa all'intelligenza dei cittadini. No, qui siamo d'accordo, il problema è come arriviamo a decidere, ad esempio, se fare un inceneritore, se fare un trattamento, se fare... Il trattamento a freddo non è economico, quindi deve esserci anche da parte del cittadino che vuole contrapporsi un approfondimento, secondo me, perché a questo punto tocca sempre al cittadino, un approfondimento dal punto di vista economico, cioè far combaciare quella che è la parte, diciamo, economica, e trovare una soluzione anche lì, cioè, la trovo paradossale, però alla fine è quello che porta avanti il discorso, allora che ci sia un piano economico, che ci sia anche un piano salutare, cioè le due cose devono combaciare. Perché la soluzione contro l'incenerimento era stata fatta dal WWF, c'è cioè un pacco così di roba sul trattamento a freddo, no? Cioè,
Ce ne sono, se vuoi, in letteratura ce n'è infinita. Ma io conosco anche i casi, perché io sono andata a vedermi gli impianti e va benissimo il trattamento meccanico-biologico, a parte il fatto che non vogliono, spesso le persone non vogliono neanche quello, non vogliono neanche l'impianto di trattamento meccanico-biologico. Quindi cioè, il problema c'è anche su quegli impianti lì. Ma poi l'impianto di trattamento meccanico-biologico va benissimo per i rifiuti urbani, perché lì hai effettivamente molta separazione da fare, ma per i rifiuti industriali, un certo tipo di rifiuti industriali, dove non c'è organico da togliere, adesso non voglio entrare nel merito, ma è proprio un tema che conosco bene, perché mi è capitato spesso. È una situazione, cioè voglio dire, cioè, c'è anche c'è tutta una riconversione di industrie che è stata fatta anche sul fotovoltaico che adesso hanno chiuso, no? Cioè, tutta la nuova riconversione, perché non cambiamo anche il modo di fare industria? Che allora certi rifiuti non li produciamo più, cioè c'è tutta una... Certo, questo... No, ma è così, cioè la frustrazione che si traspare dal tuo intervento, io sono 20 anni che ho questa frustrazione, è che ai problemi complessi non si può rispondere con soluzioni semplici. E quindi i problemi complessi e la gestione dei rifiuti lo è sicuramente, perché parte dalla produzione, dalla riduzione dei consumi, cioè no... è tutta una filiera, richiede soluzioni complesse che non possono essere risolte né da un'assemblea né da... richiedono filiera. Quindi da un certo punto di vista, io, se vogliamo stare su questo esempio, avere un comitato che lotta per i rifiuti zero, sono contenta che esista, perché finché non c'è un comitato che lotta per i rifiuti zero e dice che tutti gli inceneritori non si devono più fare e che bisogna solo differenziare, e se vuoi dà una direzione e rompe le scatole ai politici, finché non c'è quella roba lì, i politici continueranno a fare gli inceneritori da 300 milioni di tonnellate di euro, i politici collegati ai poteri economici. Quindi quei comitati lì che fanno intravedere un'altra possibilità sono fondamentali per la democrazia. Poi però ci vuole un soggetto intermedio, che non so qual è, perché deve essere un mix, secondo me, di politica, di cittadini, di tecnici, che poi crea la soluzione che va bene da qui a 5 anni. Sì, però visto che è una chiacchierata, non pensavo, allora, ci sono i comitati, allora no, per Molin, no, questo, no, c'è il comitato per... l'ospedale, però nel frattempo che nascono i comitati, che si porta, per comunque le cose non vanno costruite di fatto. Perché vabbè. Te ne posso dire tante che non si stanno costruendo. Però voglio dire, allora proprio penso, magari, non so, questo anche il comitato, facciamo un'ipotesi di no, raccolta lunare, si raccolta lunare, nel frattempo però magari lo raddoppiano. Ecco, ma non sono, non c'è. Cioè, nel tempo che si, nel tempo impiegato, però nel frattempo poi si devasta comunque il territorio, quello non torna indietro. E ce ne sono tanti esempi. Tu pensi che la faranno la TAD? Spero di no. No. A parte le speranze. Ho sperato. Voi pensate che la faranno? Perché probabilmente non ci saranno più soldi. Secondo me se trovano una via d'uscita onorevole, la mudano. E ce ne sono anche altre che gli piacerebbe tanto. E anche il punto molto spesso è quello, cioè, dell'alternativa onorevole. Ma dopo anni che stanno battendo la gran cassa e tentando di convincere l'opinione pubblica, eccetera, fanno fatica a tornare indietro. Dove c'è un'evidente perdita, dove c'è invece la perdita con il risanamento del pubblico lì. Anzi, adesso che c'è questa nuova normativa per cui hanno pure la defiscalizzazione dell'IVA, IRAP e IRPEF, fanno pure una figura, come dire, di una pessima figura, sarebbero anche disposti a farlo pur di avere questi scenari, non ne frega niente. Io lo so, io ho dei grossi dubbi. Tardi. Un po' così. No, beh, io sono felicissima di poter parlare di queste cose, ma per me è una specie di malattia, quindi mi dovete fermare. Posso ritornare agli strumenti e al concetto di democrazia?
che usa spesso il fiore, no? Perché così poi, andando avanti con i discorsi, mi facevo questa domanda. Se si parla di democrazia deliberativa quando riusciamo a far coincidere i valori dei scegli con l'opinione, allora nel momento in cui io vado a votare, voto un politico che rappresenta i miei valori, i valori che esprime dovrebbero coincidere con me. Allora, perché tutto questo percorso di scavo, di formazione dell'opinione, la dobbiamo fare noi o la devo fare il comitato? E non la devono fare i politici, cioè, dovrebbero farlo. Pensato, il lavoro del politico fosse quello, cioè prima di prendere una decisione dovrebbe capire l'impatto sulla salute, sull'ambiente, l'impatto sociale, le conseguenze economiche, e poi vedere se tutto torna e decide. Cioè, mi sembra che di fondo, cioè, noi stiamo cercando con questi tentativi di partecipazione di risolvere un problema di gestione di democrazia, di fallimento della politica tradizionale, cioè del modo di fare politica. Quindi non so, è questa la strada giusta per risolverlo, o forse bisogna fare delle riforme più radicali che mettano a regime degli strumenti di democrazia più reali, o che consentano ai cittadini, come dicevi tu, un controllo maggiore, quindi una trasparenza maggiore, un controllo maggiore sull'operato del politico che vado a eleggere. Sì, d'accordo. In certi casi, penso all'elezione del sindaco, il sistema funziona abbastanza bene col vincolo di due mandati, ad esempio. Se lo stesso vincolo ci fosse in altri ambiti, probabilmente qualcosa meglio funzionerebbe. Probabilmente c'è il doppio livello di operare, una parte normativa e una parte più dal basso. Poi c'è cioè, il sindaco e l'amministrazione comunale, secondo me, è una situazione molto più semplice, nel senso che la conoscenza dell'operato è molto più facile, molto più diretta, e quindi è molto più semplice capire livelli superiori, poi invece diventa difficilmente controllabile. Io sono d'accordo con quello che dici, però visto che io faccio questo mestiere perché voglio imprimere un cambiamento, come penso molti di voi che fanno le loro lotte, cioè non ho scelto questo mestiere per arricchirmi, cioè questo penso sia chiaro, no? E perché poi ha molti costi umani, di esposizione. Ecco, io credo che sia più facile fare un cambiamento facendo dei percorsi partecipativi che condizionano le decisioni piuttosto che cambiare il sistema politico italiano. Ma se c'è qualcuno di voi o qualcuno che conoscete che come missione si vuole prendere quella di cambiare il sistema politico italiano, secondo me fa benissimo, è la cosa più utile. Sicuramente i sommovimenti delle ultime elezioni hanno inferto un colpo mortale, quasi, perché a me capita molto più spesso ultimamente di essere contattata da partiti o esponenti di partiti, anche segretari regionali, di partiti del PD in sostanza, che mi chiedono aiuto perché non sanno più dove sbattere la testa. Solo che io sono un po' disgustata, e quindi mentre fino alle primarie, per dirvela tutta, un pochino di fiducia ce l'avevo, cioè io non riesco più a leggere un giornale. Io davanti coi cittadini, ai politici ci pensi qualcuno. In questo momento c'è più freschezza nei mi interessano molto di più i cittadini, cioè molto più, più che freschezza sono più interessanti, cioè, sì, esatto, riescono a mettere in atto delle cose più interessanti. Infatti secondo me quello che io dicevo prima dalla mia angolatura, che è un po' diversa perché io
Io faccio una gran fatica a non essere un attivista, non so se si è percepito, ma per me sarebbe molto più naturale stare sulle barricate che non fare la mediatrice. Però sto qui perché ho capito che posso incidere di più per quello che sono le mie competenze. Quindi, insomma, ognuno deve un po' scegliere la posizione in cui riesce a fare la differenza.